È il pareggio che accontenta in una partita vinta dalla paura di perdere. Se noi oggi perdevamo qua a Cesena diventava molto difficile anche per noi. Aver pareggiato oggi io dico che è un discreto merito, perché io ho visto una squadra che stava bene, Cesena. Verona ha impostato benissimo la partita, ha chiuso le fasce con Volpecino da una parte e Marangon dall'altra, e per noi è stato veramente un compito improbo trovare il bandolo della matassa. Il Cesena non è riuscito a riproporre la velocità e la determinazione delle precedenti vittorie in casa. Il Verona, Caniglia inizialmente in panchina, ha bloccato a centrocampo le velleità dei romagnoli e fin dall'inizio, Bortolazzi al tiro, si è dimostrato pronto a colpire. Poche le azioni da gol, qualche pericolo sui numerosi tiri di punizione, domini impegna a Cervone. Per il resto un gioco frammentato, raramente in profondità. Le punte del Cesena hanno trovato ben pochi spazi. Chiuse regolarmente da Pioli e Bertol, hanno finito per ostacolarsi reciprocamente. Siete tutti e tre lì, Sergio! Il Verona ha sapientemente rallentato il ritmo e dopo 35 minuti Bagnoli, resosi conto che si poteva tentare qualcosa di più, ha inserito Caniglia. L'argentino ha subito impensierito la sempre rimaneggiata difesa del Cesena, che sportivamente non fa complimenti. Davvero poche le occasioni gol concesse alla squadra di Bigon, e quando capitano, anche se in modo casuale, Aselli e Agostini, per una volta liberi dai difensori, si litigano la palla. E la partita vive allora soprattutto su questo episodio dubbio. Calcaterra costringe Rossi a una precipitosa rincorsa con salvataggio intorno alla linea. Osvaldo Bagnoli sportivamente accetta il verdetto al microfono di Roberto Scardova. Rossi, andando col piede a pescare la palla, ha coperto la palla. Ci sono delle situazioni dove le cose sono molto evidenti. Questa mi dava l'impressione che era comprensibile. Una spiegazione dei segnalini del genere io l'accetto volentieri, anche se è gol. Capisco che era impossibile vederlo, insomma. Se il Verona è quasi definitivamente tranquillo, per il Cesena le vacanze sono ancora lontane. Domenica arriva il Pisa.